Ma è un ruolo che è assolutamente delicatissimo per il futuro della Sardegna. Affidarlo a un personaggio che ha da una parte negoziato la chiusura dell'aeroporto di Alghero, così come sta facendo con la privatizzazione, insistendo su una procedura assolutamente gravissima per il futuro dell'aeroporto, e dall'altra tagliando il contributo con marketing per le compagnie low cost, credo che già questi due fatti dimostrino l'incompetenza totale e in qualche modo il conflitto di interessi, perché nel precedente legislatura era consulente del centrodestra, però veniva pagato come consulente dell'aeroporto di Alghero per dire l'esatto contrario di quello che diceva da consulente della regione. Quindi sono situazioni che vanno valutate anche sul piano penale. L'Europa si è già pronunciata e ha detto che il contributo con marketing applicato ad Alghero è legittimo sotto ogni punto di vista. Basta rispettare il metodo MEO, che è quello messo alla base del calcolo delle direttive del 2014 della Commissione Europea, e si può continuare legittimamente a erogare quel contributo di attrazione di capitali di turisti verso la Sardegna. Dall'altra, la Regione continua a tergiversare, perché questo potrebbe farlo non aspettando il 5 maggio, aspettando la giornata odierna. Doveva farlo già da prima, non doveva interrompere quel flusso straordinario di turisti che aveva la Sardegna come meta straordinaria. Oggi la dimostrazione è che si perde ancora tempo, ci sono promesse troppo vane e generiche, bisogna stabilire qual è il quantum necessario. Io penso che la Regione debba dare sull'aeroporto di Alghero, per confermare quello che già c'era, 3-4 milioni di euro, e rilanciare immediatamente, negoziando anche un'attenuazione del danno per quest'estate.